dalla raccolta dei rifiuti alla realizzazione di tessuti e capi di abbigliamento ecosostenibili. È il RES, Recupero Etico Sostenibile, l'innovativo modello di sviluppo economico del gruppo Valerio, basato su durabilità, rinnovabilità e riutilizzo, presentato all'interno dell'ex sede dei laboratori Mosse e Ghisolfi a Pozzilli. Una struttura di più di 2.700 metri quadrati, provvista di laboratori di ricerca all'avanguardia. L'obiettivo è quello di avviare progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al recupero delle materie e all'ecosostenibilità. Oggi è una giornata importante per la nostra azienda, penso pure per il territorio, perché diamo seguito a quello che ci eravamo ripromessi con l'acquisizione degli stabilimenti dell'XTR, quindi passare dalle plastiche per fare un tessuto. E quale miglior modo di sfruttare la ricerca per arrivare a fare una cosa diversa, una cosa che di fatto può rilanciare anche il territorio, può creare nuova occupazione, può creare un nuovo modo appunto di coinvolgere le persone. Nel corso dell'evento sono state analizzate e approfondite le future prospettive nel settore del riciclo con gli interventi in videoconferenza della Vice Ministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, il Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Carlo Cottarelli e il Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Ci sono imprese che stanno promuovendo l'innovazione per inventare nuovi prodotti, per realizzare nuovi cicli produttivi, per chiudere il cerchio, come appunto chiede l'Europa. Insomma, l'iniziativa messa in campo dal gruppo Valerio va proprio in questa direzione, fondando questa nuova avventura sull'innovazione. Beh, grazie ai nuovi prodotti che si realizzeranno dal riciclo delle plastiche, anche delle plastiche non riciclabili oggi, si evita che quelle plastiche finiscano in discarica o in un impianto che li brucia per recuperare energia. Si dà vita a una nuova plastica, magari con una forma diversa. Una vecchia bottiglia di plastica diventa un maglione o un vestito. Numerosa anche la rappresentanza politica giunta all'evento per dare il proprio sostegno all'iniziativa. Questo progetto dei Fratelli Valerio va proprio in quell'ottica, cioè utilizzare tutto quello che loro hanno nella discarica per non mandare più l'hanno spiegato molto bene tra l'altro nel convegno, quindi non produrre più questi balloni di CSS altamente inquinanti,